Buongiorno a tutti, siamo quasi arrivati al termine di un percorso teorico che poi ci consentirà di sviluppare la lettura e il canto a una o più voci. Oggi parliamo di come si è evoluto il pentagramma. Nelle prime lezioni abbiamo detto ci basta una linea o ci bastano due linee, poi nel corso della storia fu scelto il pentagramma come un range sufficiente per descrivere il percorso di ciascuna voce, e quindi cerchiamo di capire da dove arrivano le chiavi e a cosa servono e come noi possiamo utilizzarle al meglio. Torniamo a ragionare di linee e spazi e ricorderete che non abbiamo avuto nessun problema nel dichiarare che per cantare su Do Re Mi era sufficiente una linea, perché metto la nota centrale sulla linea e poi c'è uno spazio sotto, uno sopra. Allo stesso modo su 5 note, Do Sol, mi servono due linee, e su 5 note, se io voglio mettere quella più bassa sulla riga, ho bisogno di scrivere, di avere una terza riga di spazio, se questo è un Do, per scrivere il Sol. E ragionando in questo modo, fino alle prime trascrizioni del repertorio gregoriano si andò avanti con quattro linee tetragramma, tornava anche comodissimo gli elementi naturali, insomma c'era tutta una serie di ragionamenti intorno. Poi con lo sviluppo un po' delle capacità vocali e della scrittura dei compositori venne, così come con tre note ci basta una linea e con cinque ce ne bastano due o tre, venne utile avere linee per tutte le note che venivano cantate. E si iniziò a utilizzare un pentagramma, sempre ragionando con la filosofia di prima. Sul pentagramma ci stanno una decina, 10, 11 note comode, senza aver bisogno di tanti tagli addizionali. Però, adesso facciamo un passo avanti. Immaginate che il nostro, la tessitura completa delle voci. Adesso io sono un disegnatore provetto che occupi un certo numero di linee spazio, cioè il suono più grave e il suono più acuto si dispongono su un certo numero di linee spazi per coprire tutta la tessitura, e in mezzo evidenziamo una linea che è quella di un suono mediamente intonato e cantato da tutte le voci, che è il C, quello proprio che noi troviamo oggi in centro alla tastiera. È un suono che riescono a intonare i soprani, che hanno la voce più acuta, nel loro registro basso, diciamo, e che riescono a intonare le voci opposte, i bassi, nel loro registro acuto. E allora, in mezzo a tutte queste, a questi fasci di linee, bisognava scegliere le cinque linee utili di volta in volta. Forse non bastava un segno del C, e allora piano piano si iniziò a indicare anche l'altezza del G verso l'alto e a specchio, due linee sotto, quella della F. E poi l'evoluzione grafica, la volontà di ingentilire la scrittura musicale portò piano piano questo G a questa evoluzione. Dove, attenzione, la G è molto evidente, è il punto di inizio del ricciolino. Infatti questa si chiama chiave di G o chiave di violino. In basso la F divenne questo e mantenne due puntini
in mezzo ai quali passa la linea della F. E piano piano, siccome vedete che se questo è G, il C passa in centro, piano piano si arriva a un sistema in cui venivano 2, 3, 4, 5 coinvolte le 5 righe sopra il C, comode per cantare per un soprano, per un tenore poi, cioè il tenore canta l'ottava sotto, ma immagina che le note siano scritte più su e sotto, per ciò che viene più in basso. Quindi, venne proprio nell'uso, una cosa che tutti voi conoscete, credo, un sistema che ha un pentagramma sotto, sopra con la chiave di G di violino, sotto con la chiave della F, unite da una parentesi che ci dice che vanno considerate insieme, e il Do centrale non c'è più, il C centrale non c'è più ed è sottinteso qua in mezzo. Se qualcuno vuole saperne poi un pochino di più, si ferma con me a lezione chiusa dietro le quinte. Eccoci a un passaggio importante. Uniamo le nozioni che abbiamo appreso oggi con tutto il discorso che abbiamo fatto sui diesis e sui bemolli, cioè come viene utilizzato il bemolle nel pentagramma e come indica il bemolle le variazioni della scala. Come vedete sul mio foglio, io ho scritto una semplice scaletta C, D, E, F, G. Questo G abbiamo certezza adesso perché vedete che è la posizione della chiave di violino, vero? Corrisponde. E se io lo leggo sulla scaletta C, D, E, F col semitono e G, so che ripetono il modello che conosco già e so di poterli chiamare, quindi Do, Re, Mi, Fa e Sol. Qui tutto bene. Ma se io provassi a scrivere un altro pentagramma, sempre con la chiave di violino, e questa volta volessi partire da F, so che si chiama F perché questo nella scorrettezza delle mie linee rimane un G, quindi F, G, A, B. Nel primo contesto E sarà un sol, quindi sarà abbastanza su nella C. scaletta. Cosa vuol dire qui sulla scaletta? Vuol dire F, G, A, B e C. Ai ai ai. Non ho la stessa successione di toni e semitoni, perché ho tono, tono, tono di nuovo. Sono nella situazione di tritono e semitono. Invece io vorrei tornare su questo modello. Come faccio ad avere tono, tono, semitono e tono? Bravi, uso, l'ho visto prima, il bemolle. Cioè creo FG, tono, GA, tono. Qui il semitono perché ho abbassato il be e qui torna di nuovo il tono. Quindi attenzione, io uso bemolle, cioè prima del suono B metto il bemolle che mi dice, perché si scrive prima, che il suono che segue immediatamente deve essere inteso bemolle, quindi creo qui un semitono e qui un tono.
se volete leggerla in questo modo. Oppure la leggiamo con la scaletta a cui siamo abituati. F, G, A, B bemol. Bmol, F, G, A, B, C. E allora come suoneranno questi suoni, questi due inizio scaletta? Quella di sinistra. Do, re, mi, fa, sol. E questa. Do, re, mi, fa, sol. È giusto poterlo chiamare do, re, mi, fa, sol? Sì, perché la relazione di distanza tra toni e semitoni sono uguali con il bemolle. Ho cantato la stessa melodia? Sì. Perché l'ho chiamata do re mi fa sol in entrambe le situazioni. Ho cantato alla stessa altezza? No, no, perché questo G, che qui è all'estremo superiore della mia scaletta, qui, quindi lo stesso suono, lo stesso tasto, è verso il basso. Proviamo a fare un secondo esempio sullo stesso argomento. Ho una melodia che comincia con il C. Comincia con il C perché qui c'è il posto del Do centrale, vi ricordate? Tra l'altro, ta ti ta ta sol, chiave del G, questo tutto torna. Io canto. Do, re, mi. Sol, la, sol, fa, mi. Posso partire con il Do perché ormai lo so già che se parto dal C non ho tasti neri da toccare e posso fare C. Do. Sol, oh scusate, mi è scappato un La che è una nota che vedremo poi. Sol, ok, siamo d'accordo? Do, re, mi, do, sol, la, sol, fa, mi. Ma se ricordate l'esempio di prima, quando io partivo con F, quindi questo è il G, quindi F. Io provo a scrivere questo. Guardate se vi ritrovate con me. Io vi dico che abbiamo gli stessi intervalli, seconda, seconda, terza, quinta, anche qua, seconda, seconda, terza e quinta. Parto da F. E è uguale questa melodia, ha lo stesso profilo melodico di quella sopra. Sì, vi ricordate solo che c'era stato un problema con la scala di F. F, G, A, B bemol. E allora? B bemolle questo perché G, A, B. E posso dire che la melodia sotto con il B bemolle suona allo stesso modo, rispetta gli stessi intervalli, e quindi posso chiamare questo Do
Do, re, mi, do, sol, la, sol, fa, mi. Vedremo presto, ma posso anticiparvelo che per evitare poi di capire che il fa è la fine, si può anticipare all'inizio del pentagramma. Questo B messo all'altezza del B, G, A, B, C, mi dice che, salvo indicazioni differenti, tutti i B che si incontreranno sono molli. Allora, provo a cantare sopra e sotto, avete già compreso sicuramente, le melodie hanno lo stesso profilo, ma non sono cantate alla stessa altezza. Do, re, mi, do, sol, la, sol, fa, mi. Do, re, mi, do, sol, la, sol, fa, mi. Eccoci arrivati alla conclusione di questa pillola. Abbiamo parlato di sistema di linee e di spazi che piano piano ci servirà sempre di più. Tutta la tessitura musicale articolata in linee e spazi, con poi la necessità di fotografare cinque linee che possono essere utili. Per il soprano saranno delle linee abbastanza acute, per un basso saranno delle linee più gravi, per questo è nato un sistema di chiavi che si sono evolute inizialmente G, F e C e poi hanno preso la caratteristica grafica che conosciamo. Abbiamo poi trasposto ciò che abbiamo appreso di chiavi, di linee e di spazi nel contesto nostro della tonalità, il concetto che si sta pian piano avvicinando, e quindi l'utilizzo anche dei primi bemolli. Grazie, alla prossima. Chiaro che se ho bisogno di cantare con una voce particolare intermedia o è rimasto nell'uso di qualche strumento, la viola, il violoncello talvolta, posso scegliere, e questa è l'origine vera, altre righe. Ad esempio, se io sono un contralto, cioè il mio C è abbastanza a metà della tessitura, sono abituato a cantare suoni sopra ma anche sotto, mi farà comodo fotografare queste 5 righe. Cioè, la mia voce si muove in questo ambito e quando io avrò il mio pentagramma, avrò questa chiave, questa è l'evoluzione del C, avrò il mio pentagramma che si scrive così. Adesso sono ormai piuttosto in disuso per le voci, le chiavi che appunto vengono chiamate antiche, però talvolta strumenti e talvolta per le voci nel coro, nelle trascrizioni, diciamo in musica antica, si usa ancora molto volentieri la chiave antica. Perché? Perché fotografando le cinque righe utili evita di scrivere, e il motivo è tutto qua, è proprio solo di comodità, evita di scrivere tanti suoni con i tagli addizionali sotto sopra che sono più difficili da leggere, soprattutto nella nostra metodologia della lettura relativa. Thank you.